Alleluia, alleluia, finalmente ci siamo, andiamo, finalmente una grande prestazione, bravi, finalmente abbiamo tirato fuori gli attributi e d'altra parte noi siamo così, non possiamo mai fare vittorie banali. Non ci possiamo concedere il lusso di una banalità. Purtroppo dobbiamo metterci degli attributi. Ragazzi, siamo una squadra così. Una squadra così. O mettiamo fuori i testicoli grossi come quelli di un leone nella savana, o se no noi li andiamo a buscare. Ragazzi. È così, è così. Purtroppo, a parte il dio del calcio, grossi. Grossi attaccanti, belli potenti, belli non ne abbiamo. Chi ci mettiamo davanti? Chi ci mettiamo davanti? Il biondino? Lì, nella sua posizione lo si vede. È una piuma in attacco. Infatti, si è visto contro gli inglesi. Si è visto, si è visto. Ragazzi. Ragazzi, è la matematica, se 2 più 2 fa 4 e 3 più 2 fa 5, mettere la difesa con dentro Bennacer, magicamente, magicamente ritorna il violoncello della Scala di Milano, cioè, ragazzi, è troppo forte, io ho appena finita la partita nel mio post nella mia pagina Facebook, lo stampo, l'ho messo lui, ho messo Tomori e poi chi è che ho messo? Anche Teo, Tomori e Bennacer giocando al 30%, il 30%, perché comunque sia uno che sta fuori 3 mesi praticamente, è rientrato due partite. E poi è riuscito di nuovo. E quando era entrato quelle 1 o 2 partite che poi si è rispaccato di nuovo, si vedeva che non era lui. Oggi, pur giocando al 20-30%, come spacca lui il gioco nelle file avversarie, lui gioca tra le righe, tra le linee. Il suo gioco è. Avete presente un po' quel cartone animato Tasmania, lo chiamerò, ecco, Tasmania, è colui che tutto quello che trova se lo mastica, se lo mastica e se lo mangia. Il diavoletto della Tasmania, eccolo qua, eccolo qua. Chi più di lui può essere il diavoletto, il diavolo della Tasmania, diavolo rosso nero, diavolo della Tasmania, quindi. Grande, grande Benny, grande, 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 grande. Veramente grande, 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 grande. Il palombaro, ciaone a tutti, cioè mi fa morire quando si intromette con l'avversario proprio. Mette la sua stazzata, la sua chinata prorompente per dire la banana è mia, cazzo, non me la devi rubare. Se mi rubi la banana io ti rubo la vita, proprio, io ti mangio intero. È troppo un palombaro, figa, è troppo un palombaro. Anche oggi test clinici hanno apportato che da quando si è tolto il tutone chiaramente non ha avuto nessuna ripercussione nella sua vita, quindi palomba è palomba, cioè senza boccaglio, senza niente, e boom, butto sotto 1000, 1500, 2000, ma sì, vai tranquillo. Panembolo è la mia colazione preferita. Io, cioè, io con l'embolo ormai ci parlo, ci discuto, c'è un dialogo aperto, quindi ragazzi, basta, che dire.
dio dell'Olimpo. Allora, per quanto riguarda il dio dell'Olimpo, diciamo l'elasticità, i tipi di reazione, eccetera, eccetera, credo che sia ormai palese che non sono quelli di 20 anni fa, chiaramente. Però il tocco, aver bussato la porta e averla marchiata col suo piedone già dopo 9 minuti, insomma, tanta roba, no? Poi ha dato quel tocco che il portiere manco la stava cagando e si stava insaccando proprio all'incrocio dei pali. Invece fortuna vuole che abbia preso il palo, cioè lui così, no, tac, un colpo così, il colpo da maestro, no, il gran maestro, il gran visir, grande anche lui, anche se ultimamente lo vedo ogni tanto, anche più di ogni tanto lo vedo in difficoltà, perché ovviamente pesano gli anni, lui ovviamente lo sta notando, lo sta capendo che gli anni pesano, però comunque sia il suo sporco lavoro lo sta facendo, il suo gran sporco lavoro, il suo grandissimo lavoro, il golletto più un palo, ragazzi, è il dio del calcio, punto, è il gran maestro, quindi non il maestro, lui è il maestro del maestro, quindi è il gran maestro. Quindi attenzione. Per quanto riguarda Teo, beh, Teo non prende la palla e fa le sue cavalcate, secondo me ogni tanto si immedesima in una gazzella al pascolo in Africa, la savana, si fa le sue galoppate e via. Per fermarlo lo devi sbattere a terra, ma non sbattere, proprio sbattere malamente a terra, e gli devi far fare tipo quei 6-7 metri proprio rotolando, perché talmente a certe velocità ovviamente fermarsi non è facile, hai sempre quel deflusso, quel riflusso gastrico che fa ad arrivare, manda gli avversari, quel riflusso proprio gastroesofagium. Ma è stato un Milan buono, una difesa un po' così, è stata quella punizione, Donnarumma dice di non averla sentita, c'è chi dice io ho visto semplicemente Donnarumma che faceva così a casa mia, questo segnale è punizione a due. Però valla un po' a capire, c'è chi dice che non ha sentito il fischio, io quando ho visto due ho inteso a due, punizione a due, quindi non poteva essere un tiro diretto, ma doveva essere toccato da qualche compagno. Poi sarà la Madonna, è stato uno di quei classici blackout, un po' come in anni fa sempre in Europa League, sul calcio d'angolo, gliel'ha passata così con i piedi da calcio d'angolo, gliel'ha passato così a uno, poi l'ha presa in mano, la stava rimettendo e l'arbitro fischia il fallo, giustamente. Sono quelle cose che uno dice, ma davvero, ma che minchia. Sono secondo me dei blackout che ogni tanto vanno incontro, sono giovani, può capitare, d'altra parte siamo la squadra più giovane, però siamo lì a due, giocando sempre con 7 undicesimi in meno, quindi che se ne dica, ovviamente giocando con 7 giocatori in meno, la media sono dai 3 ai 4 giocatori in meno a partita, fino ad arrivare addirittura a 7 undicesimi, e vabbè, poi ti trovi un Pirlo, un bel Pirlone, che fa lo sborone e poi la prende nel culone dal Benevento, grande Pippo, hai fatto un saggio lavoro,
un saggio egregissimo lavoro. Poi ti trovi un Inter che per 3-4 contagiati, 2-3 adesso, non si sa, veramente la partita non si può disputare, mentre il Milan le ha disputate tutte, la Juve se non sbaglio anche, ma praticamente tutte, stanno fuori, chi è contagiato, chi non è contagiato. Guaison, invece no, e loro sono l'Inter. Boh, vedremo come va a finire. Speriamo che ovviamente quando torneranno i contagiati ovviamente abbiano tutto il percorso che hanno avuto anche i nostri al ritorno dalle varie convalescenze, quindi di lungo tempo, ovviamente, giustamente non è che solo noi dobbiamo andare a patire le pene dell'inferno, ma ci saranno anche gli avversari, quindi tutto sommato io direi che è stata una grandissima, continuerà sicuramente a essere una grandissima stagione adesso che stanno tornando i nostri giocatori, è vero, siamo stati mandati fuori dal Manchester, bisogna dire che sicuramente era una squadra che si conoscevano di più maliziati, un po' più di esperienza ed è quello che ovviamente ha portato il risultato. Io credo che comunque sia stata e proseguirà per le ultime giornate di campionato essere una grandissima stagione. Una grandissima stagione, purtroppo tantissimi infortuni. Speriamo che questa sfiga prossimamente andrà a terminare e quest'anno magari qualche periodo in più di riposo durante l'estate lo abbiano, perché comunque sia. Se sono fatti il culo, meritano tanti applausi. E avanti, prossimamente su Italia 1. Vediamo come andrà a finire. Grande Pioli, grande Çalhanoğlu che ha fatto un gol della Madonna. Uomo partita 3-2 a casa, Fiorentina ben cotta. Al prossimo video, ciao ragazzi.